Ciao ragazzi, oggi vediamo come si fa a regolare l'altezza sella della bici con i pedali classici normali, quindi non a gancio, tipo pedali flat. Ci sono tre step da seguire. Primo è l'altezza sella, il secondo l'inclinazione della sella e il terzo l'arretramento o l'avanzamento della sella. Abbiamo una mountain bike con i pedali classici non a gancio, quindi flat, come questo tipo qua. La prima cosa da fare è mettere la pedivella nella stessa inclinazione del tubo verticale, quindi stessa inclinazione. Ok, adesso montiamo sopra la bici. Come detto in precedenza, mettiamo la pedivella nella stessa inclinazione del tubo verticale, così, e appoggiamo il tallone del piede, non la punta, quindi il tallone. La gamba deve essere stesa completamente, vedete che in questo momento devo alzare qualche centimetro perché la gamba non è stesa completamente. Quando fate questa manovra, mi raccomando, mettete il piede orizzontale al terreno, né così, ok? Quindi orizzontale. Quindi nel mio caso devo alzare la sella, vado a girare sul collarino reggisella, mi vado ad alzare quel centimetro che mi manca circa. E riproviamo. Ora salgo di nuovo sulla bici, riprovo. Sempre con la pedivella, la stessa inclinazione del tubo verticale, tallone e piede orizzontale. Quindi la gamba adesso è stesa come deve essere. La seconda cosa che dobbiamo verificare è l'inclinazione della sella. Prendiamo una livella e vediamo com'è l'inclinazione. In questo caso l'inclinazione della punta è troppo alta, quindi noi dovremmo abbassare la punta di parecchio e consiglio di tenere la punta un po' più bassa rispetto al posteriore, quindi la punta un po' più bassa rispetto al posteriore. Se occorre andiamo a intervenire con una chiave esagonale l'inclinazione della sella, allentando una o due viti che c'è sotto la reggisella. In questo caso ce ne sono due, quindi devo una stringere e una allentare. Vedete che si abbassa la punta. Ok, ora riproviamo l'inclinazione ed è perfetta, quindi vediamo che è leggermente con la punta più bassa e quindi direi che è perfetta. Terzo e ultimo step, vediamo l'avanzamento e l'arretramento della sella, quindi vediamo se siamo a piombo più o meno con il pedale. Utilizziamo un classico piombo che troviamo da tutte le parti, con un filo di spago, oppure potete prendere anche un bullone pesante da farvi da contrappeso per metterci a piombo. Per vedere se siamo a piombo risaliamo di nuovo sopra la bici e mettiamo il piede in posizione corretta. La posizione corretta è questa, come vedete nel video, né questa né questa. Questa è la posizione corretta. Praticamente dovete mettere dove finiscono le dita, appena finisce le dita, dove inizia il piede, si appoggia il piede sul perno del pedale. Questo è il perno del pedale, quindi noi dobbiamo appoggiare in questa maniera, non sulle dita, ma proprio appena alla fine delle dita, questa zona qua. Mettiamo la pedivella orizzontale al terreno, così. E con il piombo vediamo se dobbiamo spostarci avanti e indietro sulla sella. Risaliamo di nuovo sulla nostra bici, mettiamo la pedivella orizzontale, in questa maniera, orizzontale al terreno, poi con il piombo andiamo a vedere se siamo nella posizione corretta. Il piombo si mette alla fine della rotula, qui, in questa maniera, non davanti, così. Ok? Quindi il piombo si mette, il filo del piombo si mette alla fine della rotula, in questa maniera qua. Il piombo deve essere perfettamente allineato con il perno del pedale, in questa maniera, né indietro né avanti. Se è avanti vuol dire che noi dobbiamo arretrarci un po' con la sella e quindi il piombo andrà indietro e sarà nel centro del pedale.
Se invece siamo troppo arretrati con la sella, il piombo sarà indietro e quindi noi dobbiamo andare avanti con la sella per posizionarci nel centro del pedale. Per farvi capire meglio, mettiamo il piede. Lo spago deve essere dentro la rotola in questa maniera e il piombo deve essere nel centro del perno del pedale, come vedete ora. Così avete l'avanzamento della sella corretta. Il miglior modo sarebbe provare un attimino la bicicletta e fermarsi e poi mettersi a piombo, perché quando salite in bici vi posizionate sulla sella correttamente, anche con il piede. Quindi cercate di fare un giretto, vi appoggiate alla parete e poi vi prendete la misura con il piombo. Poi verificate che l'altezza sella non sia troppo alta. Se vedete che da dietro qualcuno vi nota che muovete le anche, quindi abbassate il sedere, vuol dire che l'altezza sella è troppo alta, mentre se pedalate correttamente il sedere non si muove. Ripeto, questa è una regolazione senza ganci, quindi praticamente con il piede libero. Diciamo che non è precisa come una regolazione sul pedale a gancio, perché il pedale a gancio è una posizione fissa, quindi noi dobbiamo cercare di trovare la posizione corretta per quella posizione fissa. Mentre col pedale libero, a parte che è più comodo, ma hai libertà di movimento del piede e della sella, quindi essere troppo precisi non occorre. La misurazione, come ho fatto adesso, per me è efficiente e siamo già a un buon livello di altezza sella corretta. Spero che il mio video vi sia piaciuto, mettete un like qui sotto, scrivete nei commenti cosa ne pensate della regolazione sella, se mi sono dimenticato qualcosa oppure c'è qualcosa da chiarire. E vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao ragazzi! Scusate la voce un po' rauca, ma sono sotto influenza, con sto tempaccio qua, guardate che roba! Cioè, tutta pioggia per una settimana e passa, neve addirittura, no! Voglio andare in bici!